appena hanno dato segnale di coprifuoco. Siamo preoccupati di tutto quello che sta succedendo. Dmytro è tornato a Kiev alcuni mesi fa. È arrivato a Chiavari dopo lo scoppio della guerra, portando in salvo la sua famiglia. Poco tempo dopo ha deciso di tornare nella sua Ucraina. Deciso di tornare perché alla nostra patria. A Kiev Dmytro dà una mano a chi ha bisogno quando riesce. La sua vita, come quella di tutti gli ucraini, è cambiata e la sua denuncia è forte. I bambini vanno a scuola e dopo c'è coprifuoco che devono andare in rifugio. Questo non si può abituarsi a questo. Le sue parole risuonano in studio durante la trasmissione sulla guerra in Ucraina. A Kiev sono ripresi i bombardamenti. La pace suona ancora molto lontana. Da diverse settimane ormai si sta alzando sempre più forte l'appello del Papa per una tregua vera. Facciamo respirare alle giovani generazioni l'aria santa della pace, non quella inquinata della guerra, che è una pazzia. Il vaticanista della stampa, Domenico Agasso, ha spiegato a Telepace che il Papa è l'unico leader mondiale che sta veramente cercando la pace. La sensazione diffusa è che sia il Papa la persona che prima o poi possa indirizzare i contendenti verso il tavolo del dialogo. C'è insomma una grande speranza nella forza carismatica di Francesco. Se un eventuale incontro con Kirill non producesse qualche cambio concreto in bene, esattamente come una visita del Papa in Ucraina, tanto più a Mosca, non portasse a risultati concreti, il problema è che decadrebbe drammaticamente, tragicamente, la speranza, che non è solo un sentimento in questo caso, è veramente qualcosa di sociale, di politico, di psicologico, che coinvolge tutti i livelli della società e che rischierebbe di rendere totalmente cupi questi tempi, mentre l'umanità ha anche bisogno di speranza.